Tra le celebrazioni più sentite e partecipate della provincia di Enna, senz'altro rientra quella di San Filippo Apostolo ad Aidone, il cui culto risale al 1600. Questa celebrazione nel comune di Aidone è tra le più conosciute e particolari in Sicilia. Sono migliaia i pellegrini provenienti anche da fuori provincia che si recano presso il santuario di San Filippo Apostolo nella parrocchia di Santa Maria la Cava, che custodisce il simulacro e dove si svolgono i riti in onore del santo. Il 28 aprile sono state accolte nel santuario di San Filippo, provenienti dalla Basilica dei Santi 12 Apostoli di Roma, le preziose reliquie del piede di San Filippo, che reca il segno del chiodo della crocifissione per il martirio subito dall'apostolo a Hierapolis in Turchia e un pezzo del femore di San Giacomo il Minore. Le reliquie sono state raccolte durante l'ultima ricognizione avvenuta nel 2016. Le reliquie sono state accompagnate da Aidone dal parroco della Basilica dei 12 Apostoli, Don Agnello Stoia. Grande la commozione e l'emozione del parroco del santuario di San Filippo, Don Carmelo Cosenza, che ha voluto ringraziare Don Stoia per l'impegno avuto nel portare ad Aidone queste preziose reliquie. Il 29 aprile il simulacro e le reliquie sono state poste al centro del santuario per la venerazione delle migliaia di fedeli che dalle province di Enna, Caltanissetta, Catania e Messina giungono a venerare il santo tra il 30 aprile ed il 1 maggio. Il primo maggio, il giorno della festa, dopo il solenne pontificale presieduto dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, alle 13 inizia la processione di San Filippo sul Fercolo per le vie del paese, preceduto dalla confraternita di Santa Maria della Cava, dal vescovo che porta il reliquiario benedetto nel 1603, che contiene alcune ceneri di San Filippo e San Giacomo. Questo reliquiario non era mai uscito, seguono le celebri statue di cartapesta degli apostoli Pietro e Matteo, custodi del santuario, dal parroco Don Cosenza con la reliquia di San Filippo, Don Angelo Stoia, i carabinieri templari, i custodi delle reliquie giunte da Roma e il sindaco dietro il fercolo di San Filippo, la banda musicale. All'arrivo di San Filippo sul sagrato del santuario avviene il classico inchino degli apostoli Pietro e Matteo. Fanno da contorno alla festa le tradizionali bancarelle di oggetti sacri e dolciumi.